15 anni e un coraggio da vendere e Beatrice Bebe Vio, giovanissima promessa della scherma paralimpica, ospite nel parco del Municipio di Morsano al Tagliamento per Pordenone Pensa, la fortunata rassegna promossa da Circolo Eureka e Provincia di Pordenone. La quindicenne schermitrice di Mogliano Veneto, intervistata dall'amico giornalista Claudio Arrigoni, ha travolto il numeroso pubblico presente con il suo entusiasmo, raccontando di sé, eroina dei tempi moderni, dimostrazione pratica di come la passione per lo sport, unita all'amore e al sostegno dei familiari e degli amici, possano far vincere anche le sfide più dure che la vita possa riservare. Innanzitutto è uno sfogo, ma soprattutto è un divertimento e per me vuol dire tutto lo sport perché anche quando ero in ospedale la prima cosa che ho pensato è devo uscire per tornare a fare scherma. Per cui tutto quanto per me è basato sulla scherma e su tutto quello che vorrò fare adesso, volevo iniziare a fare atletica e un po' di varie cose. Per cui è un po' tutto. Per Beatrice la vita è una cosa meravigliosa e lo sport la colora. Lo sport è uno dei mezzi più importanti di crescita, di educazione. E io sono un po' di parte perché ho seguito tante Paralimpiadi, mi interessa molto di sport paralimpico e credo che lo sport paralimpico oggi sia quello che condensa in sé i valori veri dello sport. E io invito tutti ad andare a vedere le Paralimpiadi oppure a vederle in televisione o conoscere gli atleti paralimpici, credo che abbiano una marcia in più. Non sono solo che lo dice, eh. Tenny Gray Thompson, che è una grandissima campionessa paralimpica e oggi commentatrice della BBC, ha scritto proprio una Articolo sul Guardian su questo, cioè dicendo che i valori dello sport paralimpico sono superiori a quelli dello sport olimpico, quindi non bisogna mischiare le due cose. Questo forse è un po' eccessivo, però devo dire che oggi, se, se possiamo, ispiriamoci a questi valori, a quelli che danno questi grandi atleti.